per me è un grande onore, è una grande soddisfazione, è un momento emozionante, tanto più riceverla dal dottor Petrucci e con il nostro sindaco, che per oggi mi permetterà, è solo Luigi, perché è un momento particolare per me, per la mia carriera precedente da giocatore e quella attuale. Quindi raccontavo prima della grande opportunità che ho avuto nella mia vita, la grande fortuna di poter realizzare i sogni di un ragazzo, di poter fare quello che gli piaceva, di trasformarlo nella sua professione e di continuare a farlo. Questo, i ringraziamenti vanno a 360 gradi da chi ha attraversato con me il periodo iniziale della mia carriera, a chi mi ha permesso, e penso al gruppo Manareier, che mi ha dato un'opportunità di essere dirigente, di formarmi non solo come dirigente ma anche come uomo in questi 15 anni, l'opportunità e la fiducia che mi ha sempre riconosciuto il dottor Brugnaro, come dicevo Luigi, dandomi l'opportunità di lavorare in questo mondo e creandomi la carriera, costruendomi un percorso nuovo. Non è facile passare da giocatore a dirigente, anzi spesso me lo ricorda che è una cosa difficile perché ragioni sempre con una testa diversa, ma sono riuscito in piccola parte e spero di poter apprendere ancora tanto la capacità di essere uomo squadra in un'azienda come l'ha dimostrato il nostro sindaco in questi anni. Lo ringrazio non solo per questo, ma lo ringrazio anche, dicevo prima, per la dimostrazione che ha avuto sempre nei miei confronti di affetto e di avermi regalato la sua amicizia e il suo affetto. Così come il dottor Petrucci, un'ulteriore dimostrazione è stata quella di riconoscermi questo prestigioso riconoscimento e un'opportunità di poter essere considerato anche dopo la carriera professionistica che è stata per me importante in questi 20 anni. Quindi, infine, voglio ricordare che questo premio l'ho dedicato prima alla mia famiglia, soprattutto ai miei figli Andrea e Davide e a mia moglie Valeria, per la pazienza che hanno avuto in questi anni nell'aiutarmi a vivere queste carriere con le mie assenze, i miei silenzi, i miei momenti un po' particolari, ma non hanno fatto mai mancare l'affetto e il loro amore. Grazie a tutti.